tripla fatta dal direttore di gara. Si comincia adesso, dopo 7 minuti. Benvenuti e buon spettacolo qui allo stadio Mario Piccirillo. Subito lancio in profondità. Completamente colato in azzurro. Ora nel frattempo punizione di Tomi per Fuca, che colpisce destra e la palla esce di un niente. Praticamente tedesco, poi ci sono Mancini e Squerzanti ai lati. Eccolo qui, proprio il numero 11 al cross al centro per Tedesco che la stacca di testa. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce dunque il primo tempo 0-0, il parziale al Piccirillo tra Gladiator e Nardò. Finisce un primo tempo molto equilibrato dove non ci sono state grosse occasioni. Comincia adesso il secondo tempo. Chi andrà a calciare questa punizione? Fischia il direttore di gara, il tiro che può metterla al centro. Sul secondo palo era ben appostato la coppia Caruso-Squerzanti, poi ancora Mancini, la conclusione dalla distanza, va con il sinistro in due tempi. Ora esce dalla morsa ancora Orazzo per essere la seconda volta. Mancini, può partire Tedesco. Vediamo il numero 9 che aspetta la sua posizione. Squerzanti, poi va al tiro. Palla che sfiora di poco la traversa. Calcio di punizione dal limite dell'area con Mancini che va diretto in porta. La palla che sfila senza che nessuno. Oh, Mancini, vediamo chi andrà. Probabilmente il numero 3. No, va il 10. Mancini col destro, tesa in mezzo, sul secondo palo, colpo di testa, sulla linea, non è riuscito ad infilare il pallone il Gladiator che ha sprecato ancora una... Nero-azzurro, si tratta di Tomi, il cross, ancora al centro, pasticcia Buffano, poi la palla batte e ribatte all'interno dell'area di rigore, nessuno la smanaccia. Battuta in questo momento palla sul secondo palo, Buffano esce, poi la conclusione alta. Il Gladiator ci ha provato a vincere la gara con diverse chance, in questo istante termina il match con il triplice fischio, il signor Eremitaggio, quindi 0-0.